proprio un secondo passaggio che abbiamo chiesto alle ferrovie in questi giorni è anche il fatto che non ci sia nessun collegamento col territorio francese dalle 10 di sera in poi. In periodo invernale probabilmente la cosa è anche gestibile. In periodo estivo effettivamente noi abbiamo avuto oltre all'afflusso di migranti, di questi povere persone eccetera, ma abbiamo avuto anche molti turisti che poi stazionavano bivaccando in stazione perché non c'è più un collegamento utile dopo il treno delle 10. Quindi su questo credo che un ragionamento almeno per le prossime estate andrebbe aperto con le ferrovie francesi per cercare magari di spostare l'ultimo treno quantomeno a mezzanotte. Questa è una prima richiesta per quello che riguarda il passaggio turistico quantomeno. Io volevo aggiungere semplicemente un paio di cose. Intanto la prima è che la questione della biglietteria non è una novità. Io un anno fa ho fatto un'interrogazione che l'assessore mi ha risposto, ho ancora la risposta di credo Trenitalia in cui mi diceva: ma sostanzialmente il nostro ufficio lamentele non ha ricevuto nessuna segnalazione, quindi per noi l'ufficio funziona. Ho fatto la foto un anno fa delle code fuori, era ad agosto, quest'anno ad agosto si è ripetuto clamorosamente. Ora, qui c'è un passaggio che bisognerebbe anche capire tecnicamente, che io non sono in grado di farlo. Probabilmente anche c'è stato un cambio del programma proprio di gestione dei biglietti, perché sembra che i tempi, se voi lo guardate, anche i tempi per il rilascio del biglietto sono aumentati rispetto a prima. Quindi non credo che sia un problema di operatori, che sono sempre gli stessi, ormai da non so quanti anni. Quindi non sono gli operatori sicuramente che sono cambiati, che hanno avuto. Quindi c'è questo problema qua. Il secondo è che oggi abbiamo due punti. Ma ci sono dei momenti che ce n'è solo uno, quindi comunque è assolutamente insufficiente. La seconda questione l'ha sollevato l'assessore, noi siamo ormai in pagina nazionale sulla questione che qui è un dormitorio di notte, assoluto. Allora, prima cosa, settembre la situazione è migliorata, l'amministrazione comunale ha preso una serie di decisioni che sono quelle di mantenere intorno alla stazione, stamattina sono stati messi dei bagni chimici. Fuori è stato potenziato il servizio di pulizia, ma devo dire che all'interno della stazione la pulizia è perfetta. Devo dire che questo mese qua di settembre lamentele assolutamente non ce ne sono state, anzi mi sembra che sia stato fatto un rafforzamento, abbiamo visto operatori con C'è il 4, eh sì, no, 4 giorni, infatti io conto i 4 giorni di settembre. No, C'è stata una diminuzione anche delle persone. L'altra mattina siamo venuti con la senatrice Albano alle 5:30. Ce n'erano, ma non come altri, come in piena estate, quindi c'è stato sicuramente un flusso inferiore. Come sapete, stiamo aspettando probabilmente un altro flusso di arrivi, quindi probabilmente ne arriveranno degli altri. Il tema qua è i bagni chiusi, un tema conosciuto, straconosciuto, c'è già stato un intervento da parte della Commissione per l'edilizia, Trenitalia o 100 stazioni che sia, se non mi chiedete quale, aveva dato delle risposte tecniche molto pratiche, chi paga, chi fa la manutenzione, noi abbiamo speso dei soldi appena per rifare tutti i bagni perché erano tutti distrutti, le solite cose che giustamente un'azienda deve rispondere. Cioè. Però resta il fatto che qui di notte, da mezzanotte fino al mattino alle 5, i bagni non funzionano. Ci sono le sale d'attesa chiuse, giustamente perché se non si trova un sistema, e qui diventa un dormitorio. Fuori era un bagno all'aperto, perché purtroppo le persone, se non trovano altro spazio, trovano spazio per fuori. Quindi noi, tutta la gente che abita qua intorno è sul disperato andante. Allora, noi abbiamo chiesto l'intervento, l'amministrazione ha chiesto l'intervento della prefettura, perché è evidente che questo qua non è un tema che l'amministrazione comunale può tenersi da sola. Qui arriva gente da tutta Italia, gente che vuole andare in Francia, i francesi che fanno e non fanno, quindi non è un tema che l'amministrazione comunale può prendersi, come è stato richiesto più volte in Consiglio Comunale. È un tema che il governo italiano e quindi la prefettura se ne deve occupare. Io non so se poi la prefettura ha dato qualche risposta, se c'è stata qualche.